Tornano a spirare venti di crisi sull'amministrazione Bortone e quanto si chiedono da ieri i cittadini, gli addetti ai lavori e i più attenti osservatori politici. Arriva infatti come un fulmine al ciel sereno il documento politico che il gruppo di maggioranza dell'UDC ha consegnato giovedì sera, stando alle indiscrezioni, nelle mani del primo cittadino di Camerota, Domenico Bortone. Infatti i consiglieri dell'Unione di Centro, i due assessori Mario Scarpitta e Giosuè Saturno e il capogruppo Francesco Leo hanno rimesso le proprie deleghe al sindaco, condizionando la fiducia alla maggioranza alla realizzazione di alcuni punti programmatici che a loro dire fino ad oggi non sarebbero stati gestiti nel migliore dei modi. Il gruppo consiliare dell'UDC rivendica il merito di aver salvato il comune dal commissariamento quando a maggio scorso ha evitato la caduta dell'amministrazione e soprattutto di aver messo in campo delle strategie politiche capaci di dare risposta ai cittadini. Tuttavia, gli stessi consiglieri si erano dati una scadenza per una verifica programmatica. Inizialmente era fissata per il 30 settembre, poi vi è stata una proroga. Dunque, passata l'estate, evitato il commissariamento, la maggioranza Bortone torna in fibrillazione. E tutto, stando ai rumors, si giocherà sul filo di un accordo che dovrà necessariamente trovarsi partendo dalla richiesta dell'UDC. Mario Scarpitta, Francesco Leo e Giosuè Saturno chiedono una discontinuità nell'azione amministrativa in diversi settori, in primo luogo nella gestione degli uffici finanziari, polizia municipale e demanio e patrimonio, e questo potrebbe significare anche una generale riorganizzazione degli uffici comunali. Inoltre, secondo i rappresentanti dell'UDC, andrebbe rivista la gestione della comunicazione istituzionale del Comune di Camerota, che non avrebbe, a loro dire, dato le giuste garanzie di pubblicità e di informazione sull'attività svolta dall'amministrazione. Dalla lettura del documento, inoltre, si evince la necessità espressa dal gruppo UDC di rivedere anche la gestione delle società miste, del recupero tributi, un piano parcheggi, più attenzione per le scuole, fondi per la redazione del piano urbanistico comunale, fondamentale per il sostegno al settore edile e rilancio dell'azione per la salvaguardia degli arenili. Ed in ultimo, ma non meno importante, la rimozione del carro ponte entro e non oltre il 30 novembre, considerato che, si legge nel documento a firma dei consiglieri di maggioranza dell'UDC, gli atti sono ormai di esclusiva competenza del sindaco. Dunque, nelle prossime ore si chiariranno le evoluzioni di una crisi dagli esiti imprevedibili. La fiducia al primo cittadino Bortone resta quindi appesa al filo dell'attuazione di questi punti programmatici. In termini di commento politico, però, va anche detto che l'apertura di questa nuova crisi amministrativa cela sullo sfondo anche un altro dato politico. L'UDC, nel porre delle condizioni, ha anche avvertito la necessità di aprire un tavolo con tutti coloro i quali hanno a cuore le sorti di questo territorio. Scarpitta, Leo e Saturno, quindi, sembrano auspicare anche una collaborazione allargata. In attesa delle reazioni che certamente arriveranno dalle forze politiche locali di maggioranza e di opposizione, quel che appare certo è che gli eventi dei prossimi giorni daranno risposte a due quesiti fondamentali che stanno caratterizzando questa fase politica concitata. La maggioranza Bortone troverà le ragioni per una rinnovata unità? E poi, come e chi risponderà all'appello alla responsabilità lanciata dall'UDC? Thank you.